Allora, signore e signori, buonasera, grazie per essere tutti qui presenti. Ringrazio la Federazione Italiana Pallacanestro, il vicepresidente Gaetano La Guardia, il presidente del Comitato Regionale Martini per essere qui presenti. Ringrazio ovviamente tutte le testate presenti, tutti voi giornalisti. A fianco a me Marco Tajana, che avete già conosciuto perché presidente di una squadra di basket di Legnano, da poco tempo ha ceduto i propri diritti, ha aperto un'attività, una piattaforma di crowdfunding a quale noi ci siamo appoggiati, che è The Best Equity. Io introduco questo incontro perché questo segue la conferenza stampa in Campidoglio, nella quale ancora ringrazio per la copertura media che avete dato alla nostra iniziativa. In quell'occasione abbiamo annunciato un progetto che sarà operativo, vi do la prima informazione utile, dal 1° gennaio 2020. Oggi spiegheremo tutti i dettagli. Vi avevo già accennato che per un motivo anche di eleganza istituzionale non ci sembrava carino in Campidoglio parlare di soldi, di centinaia di euro, di migliaia di euro. È giusto rispettare le sedi e nelle sedi opportune dire le cose più opportune. In quella sede era giusto annunciare il progetto e dare al progetto la sua giusta dimensione sociale. Oggi invece parleremo e ci addentreremo, grazie anche alle vostre domande, nei dettagli più operativi. Quindi oggi la domanda quanto costa, come pago, con la carta di credito, col bonifico, risponderemo invece a tutti questi dettagli. Per chiudere questa premessa voglio risottolineare il fatto che la scelta della società di aprire un progetto di crowdfunding è profondamente legata a cercare per il futuro della nostra società degli elementi di sostenibilità più condivisi. Ho letto i social in questi giorni, qualcuno scherzando anche simpaticamente, perché la mia foto con la frase "Pigliamo se Roma" devo dire che è veramente efficace, ma in realtà i social hanno accolto molto bene. Io ho visto che la tifoseria ha accolto molto bene questa iniziativa, pur ancora non conoscendone le caratteristiche. Qualcuno ha detto: "Ma Tolomei a volte parla in maniera un po' troppo sofisticata." Me ne scuso se è così, però oggi cercheremo di usare un linguaggio estremamente semplice, pratico, domande e risposte. Vi offriremo degli elementi di chiarezza che vi permetteranno di dare anche attraverso i vostri media delle informazioni assolutamente corrette, chiare e trasparenti. È un'operazione che si fa in egida Consob, è un'operazione che si fa con tutti i crismi delle coperture legali che si devono prestare a un'operazione del genere. È il tentativo di questa società sportiva di trovare degli alleati, di condividere una forza che è sì amministrativa, finanziaria, economica, ma soprattutto questo per noi diventa anche, lasciatemelo dire, un test per scoprire quanto veramente questa città ami questa squadra. Perché attraverso i modelli di partecipazione condivisa, i più importanti, lo sapete, sono il Barcellona, il Real Madrid, attraverso le idee portate avanti attraverso i consorzi sportivi, dal Fenerbahce al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco. Voi vi ricordate Bayern Monaco 15 anni fa, nella pallacanestro forse valeva meno dell'Urania Milano. È bastato che il Bayern Monaco si unisse alla squadra di calcio con l'1% della squadra di calcio si sostiene l'intero movimento cestistico. Oggi il Bayern Monaco è una squadra che ci porta via i migliori talenti italiani ed è sul palcoscenico delle coppe europee in modo costante. E allora non è inutile rivendicare le scelte sbagliate del passato, è inutile rivendicare le scelte del passato, indipendentemente che fossero giuste o passate. Io spero veramente che con questo progetto, più tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi, Presidente, il patrono della nostra squadra, Claudio Totti, qui, prego accomodarsi. Venga, venga. Attraverso queste scelte, vi dicevo, non abbiamo ancora iniziato, siamo in una fase di premessa, aspettavamo. Buonasera. Buonasera. Attraverso queste scelte, stavo dicendo, noi siamo consapevoli del fatto che stare insieme veramente ci permetterà, al di là delle frasi ad effetto della pubblicità, insieme per andare più lontano, ma è la sintesi. Noi siamo convinti che questo strumento ci dovrà permettere di capire chi siamo, quanti siamo e cosa valiamo. Perché il modello che è tutto incentrato su una famiglia non funziona più. Questo non vuol dire gettare le armi, questo non vuol dire, come magari qualcuno potrebbe intendere, una dichiarazione di addio. No, anzi, è esattamente il contrario.
Vogliamo mantenere il nostro know-how su questa squadra, vogliamo mantenere la nostra promessa verso la città, vogliamo che questo impegno non sia figlio ogni anno di una variabile. Vogliamo rendere costante questo processo di crescita. Lo vogliamo per i giocatori che scelgono Roma, lo vogliamo per i manager come me che lasciano una famiglia per venire qui a lavorare, lo vogliamo per la presidenza, per chi ha in questi anni investito su questa squadra, perché questa squadra a un certo punto smette di essere di una persona, di una famiglia, diventa la squadra della città. Questa è la premessa che volevo fare, che è la premessa culturale e strategica che ci ha portato a scegliere questo percorso, che non sarà l'unico, perché ce ne sono altri. Ci sarà sicuramente anche la necessità di condividere un piano marketing attraverso una partecipazione consortile di aziende, ci sarà sicuramente una piattaforma di business to business che dovrà permettere ad aziende di investire sul marchio Roma, questa è una città straordinariamente attrattiva, ci saranno anche altri modelli di comunicazione, metteremo a reddito tutti quelli che sono i nostri asset commerciali, a partire dal merchandising, la biglietteria, il ticketing. Non è questa l'unica soluzione. Questo è uno degli elementi di un percorso strategico che nasce in questo momento e che deve dare una misura di quello che è l'effettivo attaccamento della nostra tifoseria al nostro club. Poi non è detto che se questa cosa non funzioni crolla il mondo. Intanto cominciamo a capire quanto valiamo, quanti siamo e qual è il livello di partecipazione di tutti. Dopodiché la società tirerà una riga a febbraio, a fine febbraio, a marzo, e dirà: bene, allora la società civile, la città ci ha dimostrato questo attaccamento e valuteremo come andare avanti. Prima di passare la parola a lei, preferisce, ingegnere, parlare subito, parlare dopo, parliamo alla fine? Allora io lascio la parola a Marco Tajana che entra nel dettaglio tecnico e poi parleremo dei benefit. Buonasera, volevo per prima cosa ringraziare l'ingegner Toti e la sua famiglia che ci hanno dato questa opportunità di essere qua stasera. Mi fa anche piacere tornare da uomo di basket a distanza di 7 mesi, ero qua 7 mesi fa con la nostra squadra, con la mia squadra in A2, a giocare una partita, anzi un anno fa più o meno, quello che era novembre. Ritorno non in veste di presidente, ma ritorno nell'ambiente che più mi piace e cerco di mettere a disposizione anche le esperienze che ho maturato in 15 anni di presidenza dell'Agnano Basket e di aver vissuto nel mondo del basket, ancora oggi lo faccio, per aiutare una società come Virtus Roma gloriosa in questo passo. Devo scusarmi anticipatamente perché dovrò parlare magari un po' tecnico stasera, perché sono qua per questo. Vi chiedo la cortesia poi al termine dell'intervento, se avete domande tranquillamente fatemele, perché si parla di un argomento veramente tecnico e dobbiamo cercare di spiegarvelo nel meno modo possibile, perché voi sarete i primi ambasciatori per andare poi a spiegare alla gente di cosa stiamo parlando. Il termine di cui partiamo è crowdfunding. Crowdfunding è la versione inglese, equity crowdfunding, è la versione inglese fondamentalmente di ricerca di risorse finanziarie in un mondo che è quello del crowd, quindi traduzione dall'inglese popolo. In questo caso abbiamo la trasposizione migliore che è internet. Dal 2016 in Italia la Consob ha permesso di raccogliere capitali di rischio, per cui la prima cosa che dobbiamo mettere bene in evidenza stasera, noi stiamo parlando di raccolta di capitali di rischio, di capitale, non è debito che la società Virtus Roma fa nei confronti di terzi, ma richiede di sottoscrivere delle quote di capitale e poi vedremo come. Il crowdfunding nasce nel 2016 in Italia come forma, come strumento di finanziamento per inizialmente solo startup innovative, poi con i vari cambiamenti che la Consob ha dato al regolamento ha ampliato la platea delle società che possono utilizzare questo strumento anche alle PMI innovative prima e poi alle PMI in generale. PMI, che piccole e medie imprese che in Italia hanno dei limiti elevati per quello che è il mondo economico oggi italiano, perché parliamo di aziende che non fatturino più, al meglio stiano sotto un fatturato di 50 milioni e abbiano meno di 250 dipendenti. Capite che nel panorama economico di oggi tantissime sono le aziende che potrebbero rivolgersi a questo tipo di strumento. Come ho detto venerdì in Campidoglio, qui abbiamo due esigenze che trovano una loro unione di intenti. Da una parte società sportiva, la Virtus Roma, che cerca risorse finanziarie per continuare la sua attività, per investire
anche fondamentalmente in asset patrimoniali, per dotarsi di spalle più larghe, permettetemi, per continuare il proprio progetto anche con ambizioni più elevate. Quindi non stiamo parlando solo di raccogliere capitali per prendere due stranieri in più o due italiani in più, due giocatori forti in più. Stiamo parlando di raccogliere risorse per poter dotare la società di asset patrimoniali come un centro sportivo, un domani un palazzetto, che possano permettere di portare più ricavi a lunga scadenza e quindi di avere spalle più grandi. Dall'altra parte l'unione con uno strumento nuovo, che è quello del crowdfunding, che permette di raccogliere capitali in un mondo aperto, che è il mondo di internet. Chi rappresento io? Io sono uno dei soci di The Best Equity, che è uno dei 35 portali autorizzati dalla Consob. La Consob dal 2016 a oggi ha regolamentato questo strumento. Nessuno si può alzare una mattina e aprire banalmente un sito e fare una raccolta di capitali. Siamo oggi 35 società, piattaforme autorizzate per poter fare questo tipo di raccolta di capitali. Noi abbiamo deciso, anche sulla base dell'esperienza sportiva, manageriale e non dei miei soci, di verticalizzarci sullo sport. Quindi sport inteso come società sportive. Abbiamo fatto la campagna del Pordenone Calcio, che a oggi è la seconda o terza campagna più grande d'Italia di crowdfunding in generale. Faremo nella prima quindicina del mese di gennaio la campagna per l'Arezzo Calcio. Abbiamo in cantiere altre operazioni, abbiamo fatto un accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro, che è la Lega D2, con la Lega Pro del dottor Ghirelli, proprio perché siamo convinti che questo possa essere uno strumento di cui le società sportive oggi possono utilizzare per trovare risorse, per fidelizzare al meglio i loro appassionati, non solo i loro appassionati tifosi, ma anche le aziende sponsor, per allargare la base di riferimento su cui far forza per poter arrivare a raccogliere ogni anno le risorse finanziarie che servono per far quadrare il bilancio. Crowdfunding, in due parole, cosa è avvenuto tecnicamente? Lo riportiamo al caso specifico. Nella serata di giovedì l'assemblea attuale dei soci Virtus ha fatto un'assemblea straordinaria in cui ha deliberato un aumento di capitale sociale di 45.000 euro. Il capitale sociale è 30.000 euro oggi di Virtus, viene deliberato a 75.000 euro e questi 45.000 euro vengono dati in opportunità in sottoscrizione a terzi, chiunque, aziende, privati, associazioni sportive. Chiaramente viene richiesto un prezzo che non è il valore nominale dell'aumento di capitale sociale, ma è quello che si chiama la valutazione pre-money, dicono gli inglesi, gli americani. L'azienda è stata valutata, l'azienda Virtus Pallacanestro Roma è stata valutata 3,5 milioni, viene posto in offerta sul mercato un aumento del 60%, quindi l'ambizione degli attuali soci della società è quello di raccogliere 2.100.000 euro, perché il 60% banalmente di 3,5 milioni. È stato però messo un limite minimo di riuscita di questo aumento, che è a 500.000, perché poi vedremo tecnicamente come si fa l'operazione, però tecnicamente ognuno che sottoscriverà la quota invierà i soldi su un conto corrente che è indisponibile per la società, cioè è intestato alla Virtus Roma, ma di cui la Virtus Roma non può disporre fino a che non raggiunge il limite minimo dell'aumento di capitale dichiarato. Quindi se non si raggiungono i 500.000 euro di raccolta al termine della data di scadenza dell'operazione, che è il 29 di febbraio, automaticamente la banca su cui verrà aperto il conto restituirà fisicamente ai singoli investitori quanto questi hanno versato. Okay? Raggiunti invece i 500.000, questi soldi cominceranno a essere a disposizione della società. Prima cosa da sottolineare e evidenziare: non sono soldi che finiscono nelle tasche degli attuali azionisti di Virtus Roma. Ok? I soldi che chiunque vorrà sottoscrivere e versare finiscono nelle casse della Virtus Roma, non dei soci della Virtus Roma. Tecnicamente, al termine di questa operazione, oggi la famiglia Totti detiene il 90% della società Virtus Roma. Se si completasse tutto l'aumento di capitale sociale, al termine di questa operazione la famiglia Totti avrebbe il 40%, anzi meno, perché avrebbe il 36% di questa quota.
avremmo poi sempre l'altro socio che c'è oggi al 10, che sarebbe ridotto anche lui proporzionalmente, e poi avremmo la differenza che è al mercato, ok? Quindi tecnicamente stiamo parlando di una sottoscrizione di capitale. Cosa è stato deliberato dall'assemblea? Grazie a una particolarità del crowdfunding e del regolamento previsto da Consob, è quello che, in deroga a quelle che sono le norme correnti del codice civile sull'SRL, con l'operazione di crowdfunding possiamo andare a dividere anche le categorie in categorie i soci, ok? Perché possiamo all'interno della compagine societaria creare diverse categorie di soci con diversi diritti, quello che poi andremo a vedere. Allora, cosa è stato deliberato? Primo dato, la quota minima sottoscrivibile è 250 euro. 250 euro è il minimo che si può sottoscrivere. Chiaramente di questi 250 euro una parte minima è capitale, una parte più grossa è sovrapprezzo quote. Abbiamo tre categorie di quote che l'Assemblea dei Soci ha deliberato di mettere in sottoscrizione. Da 250 a 4.999, da 5.000 a 24.000. 14.000. Faccio un errore. No, è 5. Questo qua no, è giusto, 5, 25. Ah, dopo qua, nella pagina dopo. No, è giusto, questo, è giusto, è 25. Avete cambiato. Avete cambiato, abbiamo detto no. Va bene. Scusatemi, siccome nell'ultimo consiglio di amministrazione è stata cambiata questa quota, non è stata allineata con the best equity. La categoria B va da 5.000 a 14.999, vi prego di correggere, scusate per l'errore, ma è un disallineamento dovuto a una mancanza di comunicazione, che il CDA è stato fatto di notte, quindi non è arrivata l'informazione. La categoria A va oltre i 15.000 euro, quindi il CDA ha deciso di accorciare le quote, lo spazio, l'intervallo tra le quote. Quindi ripeto, la categoria C da 250 euro a 4.999, la categoria B da 5.000 a 14.999, la categoria A da 15.000 in su a salire. Ok, come vedrete anche in una slide che avete nella cartellina, ogni categoria di quote ha dei diritti. Parliamo in legalese di diritti patrimoniali amministrativi e i diritti, quelli invece di fatto diritti di voto, diritti patrimoniali. Allora, per le categorie inferiori non c'è il diritto di voto nell'assemblea generale, per cui non si interviene nell'assemblea, abbiamo tutti i diritti invece patrimoniali. Esisterà poi un caso specifico in cui se dobbiamo cambiare dei diritti delle categorie C e B, verrà convocata un'apposita assemblea delle due categorie per permettere di votare se c'è qualcosa che va a modificare i loro diritti. Sono liberamente trasferibili le quote di categoria C e categoria B, quindi vuol dire che se uno le sottoscrive dal minuto dopo le può tranquillamente rivendere a chi vuole e al prezzo che vuole, mentre quelle della categoria A hanno il diritto di prelazione a favore degli altri, come succede normalmente nell'SRL. Non c'è un diritto di opzione in caso di un nuovo aumento futuro capitale sociale, c'è a favore della categoria A. Tradotto, al salire di quanto uno sottoscrive aumenta i propri diritti, questo lo capirete, è abbastanza di per sé logico. Perché non si prevede, è chiaramente evidente altrettanto che chi sottoscrive 250 euro non può pensare che possa andare in un'assemblea, partecipa a una serie di altre situazioni dell'attività della società, ma sicuramente questo è perché la platea potrebbe essere anche di 2.000 sottoscrittori, diventa difficile poi gestire tutta quanta un'assemblea, e anche bisogna lasciare la libertà ai soci di maggioranza comunque di avere una loro autonomia. Dopodiché cosa succede? Andando avanti un pezzo, si entra in una parte commerciale, ossia una volta diventato soci Virtus e quindi aderendo a questo progetto, la parte commerciale, qui rappresentata da Nicola Tolomei, poi in accordo totale con la proprietà, ha evidenziato una serie trasversale di benefici a favore di chi diventa socio. Quindi anche qui però non è dire i benefit che trovate sintetizzati nelle diverse slide, sono intanto riferibili a diverse categorie di soci, ossia, cioè per i fan
c'è un bellissimo progetto che loro hanno in mente per le società sportive, già attivo, però qui diciamo entra nello specifico qua, se diventa socio un'azienda pubblico o privata, quindi abbiamo già una differenziazione. All'interno poi della singola categoria andrete a vedere banalmente chi sottoscrive da 250 a 499 euro avrà diritto a che cosa? A una sciarpa, avrà diritto a un biglietto di tribuna centrale per, per la stagione in corso, ha diritto a uno sconto del 10% per l'abbonamento della successiva stagione e alla Virtus Card. Io non vi voglio tediare leggendovi tutte queste cose, poi Nicola vi dirà più magari la filosofia con cui hanno deciso di seguire. Per cui quello che è importante è che uno diventa socio di Virtus e quindi entra a far parte del mondo Virtus sottoscrivendo una quota, dall'altra parte riceve in cambio dei benefit. Ultima parte del mio intervento dedicata fisicamente a come avviene la sottoscrizione della quota. La sottoscrizione della quota deve avvenire necessariamente tramite il sito nostro di thebestequity.com, perché ripeto, come diceva Nicola, e lo voglio sottolineare, stiamo parlando di un'operazione completamente regolamentata da Consob. Io lo descrivo come una piccola quotazione, come un'offerta pubblica di sottoscrizione a terzi regolamentata da Consob. Sul sito nostro obbligatoriamente voi troverete anche dei documenti ufficiali, troverete gli ultimi bilanci, troverete la delibera assembleare con lo statuto nuovo, perché è un documento ufficiale. Lì voi troverete per poter fare chi vorrà per fare la sottoscrizione della quota. Fondamentalmente inizia con la registrazione, è necessario la profilazione MiFID, che è una profilazione che si fa obbligatoria quando si fa investire su un titolo finanziario. Se voi andate in banca e dovete sottoscrivere una quota, un'azione della Fiat piuttosto che un'obbligazione, dovete farvi fare questo questionario. La profilazione è un questionario. Una volta avuto l'ok, passando il questionario, sottoscriverete il contratto di investimento, sceglierete la quota che abbiamo visto prima, CBA. A quel punto noi siamo l'unica piattaforma oggi che permette di sottoscrivere il contratto con un codice di firma elettronica, un OTP, quindi è molto comodo, non c'è niente di cartaceo. Ricevuta la firma riceveranno chi sottoscriverà un codice per fare un bonifico. Purtroppo in Italia, devo dire purtroppo, il legislatore non permette di lavorare in crowdfunding con la carta di credito. Non mi chiedete perché, c'è un problema di antiriciclaggio, per cui c'è l'obbligatorietà di passare da un bonifico. Un bonifico che può essere fatto col cellulare, può essere fatto elettronico o può essere fatto cartaceo. Basta inserire quel codice, quanto si versa, in automatico il sistema quel codice è abbinato alla singola persona che sottoscrive, per cui tutto il sistema rileva poi in automatico tutto il resto. L'operazione si conclude. Solo poi, terminato, quando si arriverà a raggiungere o il limite minimo dei 500.000 o comunque il 28 e il 29 febbraio, quando terminerà la campagna crowdfunding, si darà completezza a tutta quanta l'operazione. Ho cercato di essere breve, ripeto, devo essere tecnico perché il mio compito qua oggi è di essere tecnico. Però, ricapitolando, sottoscriviamo capitale perché i soci di oggi hanno deliberato un aumento a favore di terzi, posso sottoscrivere quanto voglio da un minimo di 2,50 al massimo di 2.100.000, perché volendo posso anche fare questo, in base a quanto sottoscrivo rientro in una di quelle tre categorie. Quelle tre categorie danno dei diritti diversi, in modo a matrice, in modo trasversale, la parte commerciale determina dei benefit. Questo è un po' lo schema dell'operazione. Devo passare dalla piattaforma thebestequity.com, mi registro, faccio la profilazione, ricevo un codice, con questo codice faccio un bonifico. Terminata tutta quanta l'operazione. Rimango poi a disposizione per rispondere alle domande se ci sono, perché capisco che sia un po' complicato. Allora, per terminare la presentazione io vi illustro adesso velocissimamente i pacchetti, poi neanche tanto velocissimamente, nel senso che usiamo sempre questo termine veloce, ma poi in realtà siamo qui per prendere le cose con il tempo necessario, perché poi la partita merita anche la nostra attenzione. Allora, noi siamo partiti innanzitutto da un principio importante, che è quello della fidelizzazione. Fare un crowdfunding significa oggi finanziare la società per qualcosa che avverrà dopo, ma all'interno di questa operazione abbiamo tentato come ufficio marketing di seminare tutto quello che poi servirà per creare fedeltà col tifoso, perché oggi ti chiedo qualcosa,
mi impegno a darti qualcos'altro, il qualcos'altro l'abbiamo detto con grande chiarezza, mi impegno a fare una casa, mi impegno ad avere una squadra più competitiva, mi impegno a essere sempre più vicino a te nel sociale. Non dimentichiamoci che la vera leva, le tre parole chiave di questo progetto sono sport, sociale, sostenibilità. Quindi partiamo sempre da questo presupposto fortissimo. È chiaro che tutti i tifosi ci chiedono una squadra sempre più forte. Non sono soltanto i soldi che fanno una squadra forte, sono i soldi, la serietà, la competenza, anche la fortuna, che non è una componente da poco nella vita. Noi cercheremo, per quello che ci compete, di mettere a disposizione attraverso un sistema di fidelizzazione tutto il nostro impegno. In questo sistema di fidelizzazione il crowdfunding ci dovrebbe permettere di aumentare, per esempio, vi do un dato, il numero dei tesserati. Abbiamo 800 tesserati, siamo la squadra di Serie A che ha il più basso numero di fidelizzazione sul tesserato sportivo. Ed è vero, il palasport è grande, lontano, il biglietto c'è sempre, ma se la squadra diventa competitiva, se la squadra offre uno spettacolo, se noi riusciamo a creare intorno alla squadra un sentimento anche migliore, diverso, diciamo diverso, probabilmente quegli 800 tesserati possono diventare 1.600, 2.000. Il crowdfunding, per esempio, si porta dietro una bellissima novità, che l'abbonamento può costare 10% in meno se mi dai 250 euro, ma può arrivare a costare il 50% in meno se mi dai 3.000 euro. Ora capite che questa scala di opportunità. Allora, intanto salutiamo il presidente Graziella Bragaglio che è venuto a trovarci, essendo. Vieni, vieni Graziella, vieni a salutare il nostro presidente, così io gli do del tu, perché insomma la conosco, ho lavorato per lei diversi anni, quindi. Benvenuta Graziella, ciao. Quindi innanzitutto il tema dell'abbonamento, che sicuramente fidelizza. Il secondo aspetto importantissimo è una fidelizzazione che offriamo alle società sportive, perché per troppo tempo il territorio, che è cresciuto tantissimo, vi ricordo che sono oltre 25.000 le famiglie che portano i loro bambini a giocare a pallacanestro nella rete organizzata dalla federazione, abbiamo già aperto le relazioni, ve l'ho già detto, col Centro Sportivo Italiano, con tutti gli oratori e con le scuole di Roma. Ci sarà una proposta esclusiva, un pacchetto esclusivo per le società sportive, perché il progetto Virtus With Us è soltanto l'inizio di un percorso che ha portato oggi gli studenti, i ragazzi che giocano a basket e i loro genitori a condividere l'esperienza di una partita. Ma è un'esperienza che si basa solo, ancora solo, sulla partita stessa, quando invece sappiamo che ci sono formule che ci permettono di vivere l'esperienza anche nel prima e nel dopo partita. Quindi l'idea di poter allestire anche noi una fan zone nel palazzo, vicino al palazzo, l'idea di poter vivere durante la settimana delle esperienze con i giocatori. Ci sono delle opportunità come la cena, per esempio, con la tifoseria e con i giocatori. C'è la possibilità poi per le aziende, in un terzo pacchetto ancora dedicato, di condividere una piattaforma di B2B. Il crowdfunding è anche un elemento che ci permette di bypassare la semplice sponsorizzazione, che oramai da troppo tempo porta con sé dei vincoli. Pensate per esempio che noi abbiamo un'automobile che è nostro sponsor, ma se ci sono degli altri automotive che vogliono aiutarci, lo possono fare attraverso il crowdfunding, senza beneficiare ovviamente degli elementi di visibilità di cui oggi invece beneficia il nostro sponsor. Quindi è una divaricazione netta tra quella che è il benefit pubblicitario da quello che è il benefit di chi invece mi aiuta e mi vuole bene, da chi mi sostiene. Le due cose però possono coincidere, perché poi voi troverete nella proposta alle aziende che se un'azienda, poniamo il caso da Roma, che oggi è qui match sponsor di questa partita e lo vedete anche dal gift che vi ha dato, se da Roma vuole partecipare al crowdfunding, lo può fare in una misura tale per cui il 50% del suo investimento viene scalato dalla sponsorizzazione dell'anno successivo. Ora, vale per da Roma che è già nostro sponsor, ma vale per quelle aziende che non sono nostro sponsor e che quindi oggi, aiutandoci col crowdfunding, possono beneficiare di uno sconto del 50% per la stagione successiva. Quindi dovrebbe essere questo strumento una leva per portare più persone al palazzo, più scuole, più sentimento, più aziende. Abbiamo cercato quindi di trovare una formula di benefit, viene più facilmente chiamata ricompense nel caso del crowdfunding, una formula di ricompense per coloro che ci aiutano, che si portano dietro per le tre grandi tipologie, tifosi, aziende e società sportive, dei benefit giusti. Ne voglio sottolineare un altro. Noi daremo la possibilità
attraverso il nostro sponsor tecnico, di arrivare a una scontistica che va fino al 35% sui prezzi già scontati, quindi del listino scontato, per tutte le società sportive che vorranno usufruire dei materiali tecnici dei nostri sponsor. Quindi se un'azienda oggi, se noi oggi paghiamo una maglia, una t-shirt, 5 euro, quella stessa maglia verrà venduta a 3,5 euro alle società sportive. Il territorio ha bisogno di questo. Noi andremo a fare marketing per il territorio, gireremo al territorio tutte le opportunità. Abbiamo in mente un progetto che riguarda questo anche nel mondo dell'energia, dell'energia green. Non è questo il momento di presentarvelo, lo faremo a fine gennaio, ma sappiate, ve lo preannuncio, lanceremo un grande progetto con un'azienda che ha firmato ieri con noi un contratto di sponsorizzazione per vendere energia green a tutti i tifosi di Virtus Roma. E attraverso l'atteggiamento virtuoso di chi saprà risparmiare attraverso l'efficientamento energetico, troveremo anche il modo per rinforzare la nostra squadra. Sono tutti momenti, sono tutte azioni di marketing estremamente, come dire, complesse, ma che oramai stanno diventando facenti parte della nostra vita quotidiana. L'attenzione per l'acqua, l'attenzione per l'energia, l'attenzione per un consumo consapevole, sia esso fatto per il cibo, sia esso per l'energia o per quant'altro. Noi cerchiamo con questo strumento di essere in linea con quelli che sono gli atteggiamenti più moderni di un club sportivo, consapevoli anche di una dimensione che è molto piccola e che deve crescere. Io farei fare domande, l'ingegner Totti interviene sulle vostre domande, se ne avete, dopodiché facciamo un saluto finale. Iniziamo con le domande. Fabrizio. Buonasera, grazie di questa ciao Fabrizio conferenza. Io avevo due domande. La prima ve la faccio tramite il mio collaboratore D'Altro Bravo, che oggi non è potuto venire, e mi ha chiesto di fare da relatore e vi chiede. Una persona, un tesserato fisico che è già presente in una società, può prendere parte a questo crowdfunding, e qual è il limite etico a cui può muoversi? Lascio rispondere a Tajana, mi verrebbe però da dire, ma se io sono socio della Telecom, posso diventare socio di Ferrovie dello Stato? No. Un'altra società fisica. Sì, cioè, no. Se io sono sì, non puoi essere, non puoi avere la maggioranza, chiaramente, perché sennò diventa un po' un pasticcio. La maggioranza non, è il 52%, ok? Cioè, non puoi, non puoi avere il 51%. L'incompatibilità è legata alla carica dirigenziale, cioè tu non puoi essere nel consiglio d'amministrazione fondamentalmente di due società tesserate FIP, perché nel momento in cui richiedi il tesseramento alla FIP c'è un'incompatibilità e non puoi stare socio. Sì, ma qui è questione di proprietà. Poi attenzione, anche qui c'è da fare un distinguo. Noi stiamo parlando di una società che è un SRL. Le SRL e dilettantistiche, vabbè, quelle professionistiche sono poche perché sono le 17 squadre di Serie A e basta. Le altre che ci sono tutte SRL, sono tutte SRL dilettantistiche. Però invece, ma penso di dire una cosa non sbagliata, che il 90% delle società tesserate alla FIP sono associazioni sportive, dove lì uno è associato, qui hai una quota, sono anche due cose giuridiche diverse. Però ripeto, il blocco è a livello di carica dirigenziale, qui non c'entra nulla perché non stiamo parlando di quello, e l'altra cosa è se nel momento in cui hai la maggioranza, poi anche come diceva il signore, andiamo a vedere se eventualmente non è la squadra più avanti, quella che fa il campionato di più alto livello, non è nello stesso campionato. Ecco, però direi che nel nostro caso non c'è, per rispondere sinteticamente, non abbiamo problemi. La domanda adesso è che concludo sulla, è stata fatta una scelta ben precisa nel mettere nella foto a Xavi Begovic, che al momento è il miglior giocatore, o meglio è uno dei giocatori italiani, no, che sta facendo meglio e che si spera che faccia sempre meglio. Quando è che gli arriva? Ma allora allora Fabrizio, scusa, risponde alla domanda. Rispondo io. Prego. Ne stiamo parlando. Quindi
Allora, però Fabrizio, mi concederà una risposta anche a me. Il presidente risponde giustamente, il patrono risponde giustamente per la competenza sportiva. No, io mi occupo come di queste cose, è il mio mestiere. Se io ho i diritti d'immagine di un giocatore che gioca per me e ha un contratto in scadenza dal 31 maggio al 30 giugno del 2020 e faccio una campagna pubblicitaria che inizia il 1 di gennaio e finisce il 28 di febbraio, sono nei termini e la posso fare tranquillamente. Non penso che chi usa Ronaldo, se la FIFA usa Ronaldo, non penso che oggi si preoccupi di cosa farà tra due anni. Se lo faccio, la prima risposta è questa: utilizzo i miei atleti nei periodi di competenza contrattuale, nel pieno rispetto delle normative che riguardano l'immagine di un atleta. La seconda cosa che voglio dirvi: avete visto uno dei soggetti di questa campagna pubblicitaria? È una campagna di advertising multisoggetto. Sarebbe sbagliato pubblicitariamente pensare che soltanto un atleta ci possa rappresentare. Ci saranno altri atleti, ci saranno anche non solo atleti, ci saranno testimonial, ci saranno persone che io mi auguro possano arrivare. C'è qui il dottor D'Antoni, ieri, che ringrazio della presenza, c'è il dottor Petrucci, ha detto che non vede nessun tipo di incompatibilità nel comprare un paio di quote, quindi adesso noi siamo pronti. La Guardia ha detto che comprerà una ventina di quote, quindi... quindi voglio dire, io mi auguro che in realtà, come tutte le campagne pubblicitarie di un certo tipo che si rivolgono anche a un pubblico molto vasto, noi dovremmo avere bisogno non solo di Ali Begovic, che poi si porta dietro proprio questa bella faccia, gli occhi azzurri, un ragazzo emergente, insomma. Poi a noi quella foto è piaciuta, non so voi cosa ne pensate, fate comunicazione, mi sembrava l'americano che dice I want you, no? Va benissimo. Perfetto. E poi faremo una conferenza stampa e parlare. Ma magari vendiamo Ali Begovic e compriamo Michael Jordan, non lo sai, cioè dipende, questo poi bisogna vedere. Frank Sinatra cantava The best is yet to come, questa è la nostra filosofia. C'è una domanda lì. No, c'è Gabriele. Buonasera. Ciao Gabriele. Volevo sapere che le vostre intenzioni, le vostre desiderata, oltre che come uomini, manager, cioè, ma anche come tifosi, primi tifosi, quali sono i numeri che vi attendete? Allora, con grandissima sincerità, è un progetto realizzato per capire. È difficile, noi, se devo dare una risposta, voi vi ricordate 6 mesi fa mi chiedeste quanta gente verrà al palazzo, vi dissi 5.000, molti di voi sorridevano, mi dovete dare atto che la nostra media è intorno ai 4.200, non siamo molto lontani. Io vi dico che noi come società saremo contenti nel percepire un livello di fidelizzazione della città, noi vogliamo scoprire quanto la città ci vuole e quanto la città vuole questa pallacanestro, 500, 700, 1 milione, poi diventerà poco importante. Per me l'importante è per noi, cioè paradossalmente se noi facciamo la stessa cifra con uno solo che ci dà 1 milione, non è come fare 1 milione con 10.000 persone che ti danno 100 euro. Non è soltanto la cifra che faremo, è anche come la faremo. Quindi è importante capire qual è il livello di... perché veramente in questo caso ci sono tante cose che noi stiamo sperimentando nella ricerca di una strada innovativa. La Nutella ha messo in vendita i biscotti, sono andati a Ruba, si è creata una storia meravigliosa su internet su dove si trovano i biscotti della Nutella. Forse non sapevano neanche loro che non avrebbero saputo neanche loro, con Salvini che poi gli dice che delle noccioline. Noi facciamo le cose, le facciamo secondo competenza, know-how, desiderio, visione, fanno parte di una visione strategica. Poi quando tireremo una riga, come tutti i padri di famiglia, capiremo dove siamo arrivati e faremo le nostre valutazioni. E un'altra cosa, cortesemente, se non è divergente, lei prima ha parlato di un progetto anche in ampio termine di polisportiva. Quale potrebbe essere un senso legarsi alla Roma Calcio o cose similari? È una domanda a cui sinceramente non si può rispondere, almeno certo non posso rispondere io. Io ho fatto quell'esempio per dire che nel mondo si sono trovate formule consortili che sono arrivate fino a prevedere la formula della polisportiva. Se posso dare un mio parere personale, perché a fianco a me è una persona con la quale 3 anni fa abbiamo tentato di creare nel territorio di Milano una polisportiva con una squadra di calcio importantissima e l'operazione non è andata a buon esito. Secondo me il futuro della grande pallacanestro è la polisportiva, ma non lo dico, non parlo di Roma, parlo di qualsiasi città, parlo di Milano, parlo di Roma, parlo di Napoli,
Voi pensate cosa sarebbe il basket a Napoli se Napoli Basket avesse l'1% del budget del Napoli Calcio? Pensate in termini anche di affetto, di partecipazione. Io sono convinto della complementarità degli sport e sono convinto che per le aziende un'offerta di marketing non frammentata, ma un'offerta di marketing che va su una metropoli ed è verticalizzata su quella metropoli, perché io in quella metropoli apro ristoranti, cerco clienti, io sono convinto che una polisportiva dà delle risposte, delle soluzioni di marketing migliori, ma è un mio modo di vedere le cose. Se poi in Italia nessuno ha fatto una polisportiva, un motivo ci sarà. Io faccio un pochino l'avvocato del diavolo per i privati e per le aziende. Vai. Faccio un po' diffuso, vengo un po' nei panni del tifoso, si vedo Cappellino, quindi tutto quanto, ma loro probabilmente vogliono essere un po' partecipi della tifoso in generale. Sì. In modo possono essere. Azienda, teoria, la mia azienda vuole investire in questo progetto. Sì. Che voce avete avuto nell'ambito Virtus? Posso rispondere? Nel campo decisionale, a livello di decisioni, faccio un esempio anche su un certo tipo di organizzazione. Guarda, ti rispondo. Faccio un esempio. Sì, direttore. Prego. Poniamo l'ipotesi che io sia Fiat. Sì. E non voglia BMW tra gli sponsor per motivi di concorrenza. Allora, abbiamo, io rispondo a questo, abbiamo degli strumenti che ci permettono di garantire le esclusive merceologiche, abbiamo degli strumenti che ci permettono di misurare la capacità delle aziende di intervenire sulle nostre decisioni. La seconda, parto dalla seconda e poi Tatiana risponderà meglio, sulla base di quante, siamo in democrazia, è una società, sulla base di quante quote compri, tanto è il tuo potere. Se io ho una quota di una società che ne ha 10.000, valgo 1 su 10.000. Se la Fiat vuole comandare Virtus Roma, si accomoda, compra il 60%, stia tranquillo che BMW non la vede, per quanto riguarda, se fosse questo il problema. Per quanto riguarda invece la prima domanda, che è quella invece io intervengo come azienda e trovo un'azienda concorrente, bisogna completamente dividere, l'ho detto all'inizio, quelli che sono i due percepiti. Nel primo caso io sono azienda che sponsorizza la squadra e chiedo, in virtù di un contratto di sponsorizzazione, di beneficiare, in cambio di generalmente di soldi o di mezzi, di beneficiare di visibilità pubblicitaria. Nel secondo caso è una formula di partecipazione, quindi le due cose noi tenderemo a tenerle ben distinte, però se lei fa caso a quello che le ho presentato, c'è un'opportunità che permette a chi investe con noi in società di avere anche un ruolo di esclusiva nella pubblicità. Quindi se tu vuoi investire 150.000 euro con noi, 100.000 li metti nel crowdfunding, 50 me li dai come sponsorizzazione, vai a saturare quella tabella merceologica come sponsor e ti sei garantito i diritti. Quindi hai un menu, hai una modularità, puoi scegliere. Anzi, se investi nel crowdfunding hai anche lo sconto fino al 50% di quello che hai investito nel crowdfunding sul pacchetto di sponsorizzazione. Sì. La ringrazio perché è una domanda che mi hanno anche già fatto, e tanto la ringrazio per i complimenti dei giocatori. Effettivamente ne abbiamo tanti in giro, a parte Raivi, abbiamo Mosley eccetera. Allora, sinceramente io faccio il commercialista come mia attività. Un anno, 16 mesi fa, con altri due amici abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa del crowdfunding. Quest'estate, questa primavera, al termine del campionato di A2, dove ci siamo salvati ai play-out, e sono arrivato a una mia scelta personale, a un bivio: non c'erano i tempi tecnici per fare il crowdfunding, perché io dovevo decidere in un mese, dal 22 di maggio, quando abbiamo vinto a Piacenza gara 5, a 10-15 di giugno, se continuare o meno, perché dovevo vendere il titolo, fare la squadra
e non c'era il tempo tecnico per fare il crowdfunding. Infatti le dico, abbiamo fatto a Legnano una cosa più semplice, una sottoscrizione, e anche quel caso lì che ha dato qualche risultato, non sufficiente, però è stato anche in quel caso importante per capire una piazza che per 5 anni faceva 2000 spettatori con 70 aziende sponsor, vedere quanto fosse anche poi alla fine l'attaccamento. E onestamente lì non c'è stato, seppur il tempo era brevissimo, in un altro modo, e quindi la mia decisione è stata quella di mollare, perché non potevo più poi portare avanti un progetto del genere dopo 5 anni di soddisfazioni, ma di grandi sacrifici economici, perché poi ero da solo fondamentalmente. Spero di averle risposto. Posso aggiungere una cosa? Io sono di Milano, adesso Legnano non so quanti abitanti abbia. 60.000. 60.000. Signori, qui siamo davanti a 4 milioni di testa. C'è anche un bacino. No, infatti il discorso del crowdfunding, secondo me, lo dico da... il bacino d'utenza è fondamentale, perché la allora Pordenone è una realtà, a parte che stiamo parlando di calcio. Di calcio, è comunque una realtà territoriale molto radicata, forte, con un loro... Noi stiamo, non intorno hanno poco, perché l'Udinese calcio, che non è lontano ma è un'altra zona. Quando parliamo di Legnano parliamo di 60.000 abitanti messi a mezzo tra Cantù, Varese e Milano, cioè siamo a 20 km equidistanti da questo triangolo. Sarebbe un quartiere di Roma. Sarebbe, quartiere di Roma. Quando l'ingegner Totti mi ha chiamato più di un mese fa chiedendomi la possibilità di capire il fatto di realizzare un progetto, a me ho detto, cavoli, Roma 3 milioni di spettatori. Ah, scusa. 3 milioni di abitanti è diverso, cioè l'appetibilità è diversa. No, adesso finisce alle 9 questa conferenza stampa. Signori, grazie a tutti, volevo far fare un saluto all'ingegnere, però scusate. No, un saluto. Vabbè, io faccio soltanto un saluto, sono stato contento di vedere qui parecchie presenze. Adesso andiamoci a godere un altro spettacolo e speriamo che sia bello altrettanto quanto dovrà essere questa campagna di crowdfunding lanciata. Grazie.